esplodi quando volete. Ditemi tutto. Partita con Barletta già archiviata per forza di cose, perché comunque un frosinone alle porte, oppure diciamo siete ripartiti anche da, avete ricominciato anche da quello che è andato bene e quello che non è andato con il Barletta? Beh, si riparte dal 25esimo del primo tempo in poi, dove si è visto un Pisa diverso, un Pisa dove ha sempre giocato a palla a terra, è andato sempre alla ricerca del gol. Nel secondo tempo sono arrivati i gol, abbiamo avuto tantissime occasioni, però quando una squadra vince nulla da dire. Dimmelo te, però probabilmente tatticamente la partita col Frosinone sarà un po' diversa rispetto a quella con il Barletta, cioè il Barletta era avuto un atteggiamento abbastanza coperto, forse il Frosinone giocherà diversamente. Ti domando se sei d'accordo uno, se sei d'accordo due, se questa cosa qui per una squadra come la nostra, teoricamente brava, diciamo, palla a terra negli spazi, può essere paradossalmente un vantaggio, domando. Beh, sicuramente venerdì sarà una partita completamente diversa, perché affronteremo una squadra che ci verrà a prendere alti. Avremo sicuramente a disposizione il contropiede, che può essere un'arma micidiale, e poi siamo anche consapevoli di affrontare una buona squadra, ma consapevoli di affrontare una buona squadra anche con le idee ben chiare di cercare di fargli male e portare a casa punti importanti per la classifica. Tutti questi fatti ti potrebbero far pensare a una difesa a 4 come hai fatto a un certo punto nel secondo tempo domenica? Beh, non è che Cozza gioca a 3 o gioca a 4, Cozza gioca in base all'avversario, come imposta la partita dell'avversario, guardo i DVD dell'avversario, vedo i punti deboli, cerco di fargli male dove sono carenti loro e in base all'avversario schiero la squadra. Poi non è detto che posso giocare a 4, posso giocare a 3 o posso giocare a 5. Quello... Vedendo il Frosinone, voglio dire, pensi che potrebbe essere un'idea, visto che appunto ci vengono a prendere alti, visto che è una squadra forte? Sì, sicuramente ci verranno a prendere alti, però c'è anche da dire che si devono preoccupare, perché davanti ci abbiamo anche noi 3 attaccanti bravi, quindi non è detto che vengono a prenderci alti, devono fare attenzione anche ai nostri attaccanti, quindi sarà una partita bella e divertente, perché si affronteranno due squadre a viso aperto dove ognuno vuole portare a casa i 3 punti. È fra i più forti del campionato il Frosinone? Il Frosinone è... Nella tua gerarchia, diciamo, dove... È come uomini è la più forte, perché è anche la più esperta assieme al Benevento, quindi siamo consapevoli che affrontiamo una squadra esperta, di categoria superiore, ed è una squadra importante, però siamo anche convinti delle nostre forze, che abbiamo giovani importanti di qualità, gente esperta di qualità e quantità, dove possiamo far male a chiunque. La partita col Barletta è stata una partita strana, perché abbiamo affrontato una squadra che giocava solo nelle ripartenze, quindi si chiudevano e ripartivano. Dopo il gol, dopo aver sbloccato la partita, si è visto un Pisa diverso, un Pisa che cercava le giocate, le ha ottenute e ha creato diverse occasioni da gol. Col Frosinone gli spazi ci saranno e sicuramente gli possiamo far male. Senti, un giudizio complessivamente positivo sulla partita di Barletta, a parte i primi 25 minuti, su che cos'è che secondo te la tua squadra deve crescere ancora? Deve crescere tanto, perché è una squadra giovane ed è una squadra che vuole arrivare. Vuol dire che settimana dopo settimana bisogna vedere dei miglioramenti e far capire anche agli avversari che siamo una squadra da vertice, non una squadra da metà classifica. Frosinone e poi L'Aquila sono due test, che cosa possono dire? Sono due test importanti, però come ho già detto, l'unico rammarico è che non c'è il tempo per poterla preparare e lavorare come il sottoscritto vorrebbe fare. C'è poco tempo e bisogna adattarsi anche a quelli che erano
le vecchie abitudini loro, non gli posso cambiare in due settimane tutte le loro idee. È normale, io non ho cambiato una bella parte, però ci vuole tempo. Non è che ora Frosinone la squadra può essere una squadra forte o una squadra debole. Questa è una squadra, come ho detto, è una squadra importante, quindi a Frosinone ce la giocheremo. Poi il risultato lo decidiamo noi. Se giochiamo da Pisa possiamo portare a casa i tre punti. Senti, l'altra settimana eri un pochino preoccupato per quanto riguarda lo stato fisico della squadra, è stato fatto qualche passo in avanti oppure siamo sempre... Ma noi fisicamente la squadra la stiamo preparando per le prossime settimane. Queste sono cariche di lavoro che devono essere poi smaltite più avanti per essere brillanti, veloci fra un 20 giorni, un mese, per avere un finale di campionato importante, recuperare quei punti ed essere già pronti per i playoff. Perché guardando le distanze tra la prima e la seconda è difficile poterli raggiungere. Quindi l'obiettivo deve essere un piazzamento nei playoff migliore, dove poter disputare la prima in casa ad eliminazione diretta e poi giocarsela nell'altro playoff, andata e ritorno. Quindi più avanti si riesce a piazzare, meglio è. Giusto? Grazie. Non c'è da ricordare, però non so.